Grazie, benvenute in questo nuovo vlog che inizia così, con un pranzo fit light perché io torno in palestra e sto iniziando anche a mangiare bene. Mi sono preparata questo piatto che vi volevo far vedere, l'ho fatto sia per me che per mio amore, ho messo riso e tonno e poi volevo qualcosa di sfizioso a livello di verdure, quindi ho creato una specie di involtini. Vabbè, poi li avvolgeremo noi. Sono tipo, cioè, ho messo tutte foglie di insalata e sopra i fiocchi di latte, i gamberetti, poi ho messo un po' di carotine, cetrioli, vedete, e anche un po' di sesamo, un po' d'olio e di limone. Qua c'è la mia solita salsina mischiata con salsa di soia e limone in cui intingere. In questo modo, comunque i carboidrati si mangiano sempre, anche a dieta, però, vedete, minore quantità compensati da un'abbondante quantità di verdure. Guardate che meraviglia, vi voglio far vedere com'è venuto perché nell'altro vlog non si vedeva bene. Vabbè, poi dopo lo accendiamo. Vabbè, c'è un po' di disordine, c'è il passeggino di Daniel, vedete? È venuto bello così, abbiamo messo il tappeto qua e qua ci sono i miei amori. Uno, due, tre. Ciao amore! Bellissimo. Ah, Rockefeller Center, adoro. Che bello di in inverno, cioè di Natale, a vedere questi film e queste. Madò, che bello, mi ricordo di stare là, amore. Cioè, stupendo. Troppo bello. Ci sono anche le nostre calze, però dobbiamo prendere quella per Daniel. Sì, buon Natale! Grazie, guardate qua, gli ho messo la tutina che vi ho fatto vedere nello scorso vlog. Guardate quanto è bello. Gli sta benissimo il nuovo acquisto che nel vlog precedente vi ho mostrato tutti gli acquisti che avevo fatto per lui. Gli sta troppo bene questa tutina, però manca un tocco, aspettate. Che cosa mancava, ragazzi? Anche le scarpine di Topolino. Questo qua non mi chiedete dove le ho comprate perché non mi ricordo. Forse alla Disney. Aspettate, vediamo se c'è scritto. Però io vi faccio sempre i video, quindi sicuramente qualcuno se lo ricorderà. Scrivetelo nei commenti. Il nostro Topolino è proprio il caso di dirlo. Topolino, Topoletto, zoom bam bam. Quanti belli, mio amore. E abbiamo appena fatto la cacca e siamo felicissimi. È vero? Sì. Il mio outfit da palestra. Yeah! Spero di perdere questi 10 kg in frettissima. Questa me l'ha comprata il mio amore, Just Do It della Nike. E poi mi sono messa un super leggings super elasticizzato, contenitivo e soprattutto coprente che l'ho preso da Calzedonia. E non vedo l'ora di allenare. Queste, vabbè, vanno tolte. Queste qua che mi chiedete sempre, non vi posso dire dove le ho comprate, o meglio, ve lo posso dire, però le ho prese a Amsterdam, le ho comprate in un negozio a Amsterdam. Sono caldissime, adoro queste pantofolone per la casa. Adesso metto le scarpette e mi vado ad allenare. Ragazze, comunque sono troppo felice perché, vabbè, innanzitutto vi devo fare un discorsetto, dietro c'è Daniel e proprio a proposito di lui, vabbè, vi devo un po', mi devo un po' sfogare e poi vi devo far vedere delle novità stupende perché c'è il Black Friday su caritashop.com. Sono troppo felice perché vi devo dare un sacco di novità e allora, non so da dove iniziare veramente. Poi vi devo fare anche un discorso importante. Dietro c'è Daniel. So che guarderete tutto il video sperando di vederlo. Proprio di questo anche vi devo parlare. Comunque, allora, su caritashop.com c'è Black Friday. Abbiamo messo tantissimi prodotti scontati in promozione nella categoria saldi. Li trovate scontati fino al meno 30% di sconto. Quindi ragazze, fate in fretta. In più c'è anche il codice attivo BLACK20 che vi dà il 20% appunto su tutto il sito. E in più a questo c'è anche un'altra bellissima novità che adesso vi faccio vedere. Guardate qua. Ragazzi, ho fatto dei nuovi gioielli. Guardate qua, sono bellissimi. Allora, praticamente come la collezione Rainbow Colors, però con cristalli trasparenti, perché vi era piaciuta un sacco quella, le ho fatte anche con cristalli trasparenti, sia oro che argento. Vedete, ci sono gli orecchini, la collana e anche il bracciale. Sono bellissime, secondo me vanno bene con tutti gli outfit. Sono super semplici, allo stesso tempo eleganti, perfetti per i regali di Natale, per Capodanno, per tutto quello che volete. E la cosa bella, ragazzi, è che sono anche scontati in promo lancio appunto per il Black Friday, quindi fate scorta soprattutto per i regali di Natale. Nel frattempo c'è Daniel dietro che vuole parlare. Comunque dicevo, fate scorta soprattutto per i regali di Natale, per il Black Friday. Nel frattempo lei si è venuta a mettere qua. Ciao
sono circondata e perché ovviamente hai risparmiato un sacco, sia con i gioielli, sia con tutti gli sconti che ci sono, risparmiate tantissimo. Se ve li faccio vedere anche qua da vicino, questi sono quelli argento, poi come vi ho detto ci sono sia argento che oro, appunto oro sono questi che indossavo io, sono bellissimi sia argento che oro. E su ognuno c'è la targhetta Carlita, come potete vedere. Ecco qua, e c'è bracciale, collana e orecchini, e la parure completa, sono bellissimi secondo me, e molto fini ed eleganti, poi brillano un sacco, e sono tutti argento 925, che è il free, e sono con materiali veramente pregiati che non scolorano mai, come vi ho detto sono anche in promo lana. E in più ci sono anche delle altre novità, ovvero la novità più pazzesca è che ho inserito un nuovo marchio su caritashop.com che mi state richiedendo da un sacco di tempo. E li ho provati e me ne sono innamorata, ragazzi, avete ragione, sono pazzischi, ovvero i prodotti Parentesi Bio. Li ho inseriti tutti qua, adesso ve li faccio vedere. Sono prodotti super naturali e bio, sia per il viso, per il corpo, per i capelli, sono veramente stupendi. Io me ne sono innamorata, i bendaggi, questi qua, le maschere, shampoo, creme anticellulite, sieri, c'è di tutto di più e sono veramente bellissimi. E sono in promo lancio su caritashop.com al 20%, quindi affrettatevi ragazzi e provateli, ve ne innamorerete. E c'è anche una piccola linea per cani, sempre bio e naturale, quindi adoro. Veramente piacciono un sacco. E in più, un'altra novità sono queste qua, ragazze. Le confezioni di Eteria, che sono anche scontate, oltretutto. Ragazze, sono pazzesche. Queste qua per i regali di Natale, fate un figurone. E costano poco perché sono scontate. E sono però in edizione limitata, quindi vi dovete muovere perché stanno andando a ruba. Però sono bellissime. Cioè, immaginatele sotto all'albero. Adoro. No, vabbè, bellissime. E dentro ci sono tutti i prodotti Eteria. Sono veramente, veramente belli. Ragazze, poi oltre al codice Black 20 c'è anche il codice Eteria 20. Se li inserite insieme, solo per venerdì sarà valido Eteria 20, quindi 20% sconto su tutti i prodotti Eteria. E invece Black 20, 20% sconto su tutto il sito, sarà valido fino a domenica a mezzanotte, quindi affrettatevi. Potete anche inserirli insieme se volete fare un unico ordine prendendo un po' di tutto. Inserite prima il codice Black 20 e poi dopo Eteria 20 allo stesso carrello e vi sconta tutto. Pazzesco, quindi una super promo, speriamo che vi faccia piacere. Ah, poi vi devo far vedere, oltre a tutte queste novità, cioè ragazze è un casino di novità, anche le novità Nabla, perché sono uscite, infatti mi sono messa questa tinta che è bellissima, ve la faccio vedere subito. Se guardate qua, questi sono i nuovi prodotti Nabla, anche questi qua sono scontati, questi al 30%, e dovete affrettarvi perché stanno andando a rubissima, sono fantastici, ci sono appunto tutte le nuove tinte, sono 6, io ho messo questa qua che praticamente si chiama, vabbè comunque sono tutte pazzesche, questa si chiama Hedonist, è bellissima ragazze, è quella che avevo io su adesso. Poi ci sono queste qua, sono queste in nude, sono bellissime e questi sono perfetti per Natale e per le feste. E poi c'è la nuova palette, la Dreamy 2, adoro. E questa qua invece che, questa è la Glimmer Light, è una palette di praticamente queste polveri glitter. Fantastiche, soprattutto per i make-up delle feste. E poi la Dreamy 2, no vabbè ragazzi, io sono impazzita per la... Io adoro troppo la Dreamy 1, quindi la Dreamy 2 è ancora più bella. Guardate quanto è bella, cioè adoro, è bellissima, ci sono dei colori bellissimi. Io sono qui, ciao! Comunque sono bellissimi questi colori, sono sia shimmer che matte, ad esempio questo è bellissimo, matte anche questo, e anche questi shimmer, cioè secondo me... È veramente una palette bellissima, anche molto funzionale, cioè nel senso che i trucchi si utilizzano perché sono dei colori veramente molto portabili e belli e soprattutto pensata per le feste, quindi la dovete troppo prendere. E vi metto il link nel box informazione sotto, comunque trovate scontata al 30% su caritashop.com, ragazze, muovetevi. Adoro. Se ve li voglio far vedere anche swatchati, cioè sono pazzeschi, guardate qua. Cioè sono super 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 pigmentati, cioè ragazzi, li ho svucciati 3 secondi. Guardate qua, cioè sono bellissimi e super pigmentati. Cioè, adoro. Cioè, si possono usare per tutto, questi sugli occhi, sul viso, dappertutto, anche tipo sulle labbra con un burro cacao. Guardate questo, cioè, sono pazzeschi. E questi qua, vabbè, la coprenza della Dreamy, lo sapete, vi faccio vedere. Oh, vabbè.
No, vabbè, cioè sembra pittura. Cioè sono favolosi e bellissimi. E anche le tinte. Se infatti mi sono messa questa tinta, ma ho notato proprio che praticamente ha un effetto diverso dalle solite. Vedete? Cioè, bellissima. Adoro. E poi non seccano le labbra. Comunque, ragazze, dovete troppo approfittare perché fino a domenica stanno un sacco di sconti su caritashop.com, offerte, promozioni. Wow. Ora me ne sono venuta qua sopra perché vi devo fare un discorso importante mentre Daniel stava facendo la pappa con Dario. Comunque questi gioielli sono bellissimi, cioè ditemi se non sono bellissimi, penso siano i più belli di tutte le mie collezioni, adoro, mi piacciono un sacco. Ma poi sapeste come brillano queste perline? Bella. E poi la cosa bella è che vanno bene con tutto, cioè possono essere sia sportivi che eleganti, eccetera. Vabbè. Comunque ragazze, praticamente vi devo dire questa cosa importante riguardo a Daniel. Allora, capita ancora che qualcuno mi chiede: ma perché non lo fai vedere? Addirittura qualcuno mi ha detto: allora noi di YouTube non contiamo nulla, perché comunque su Instagram lo mostro nelle storie, lo mostro nelle foto anche, quindi chi mi segue su Instagram lo vede quotidianamente, lo vive comunque, anche se non tantissimo, però comunque ogni giorno posto qualcosina, quindi lo mostro. Allora, il senso è questo, è che purtroppo il pubblico che c'è su YouTube è diverso dal pubblico che c'è su Instagram, e mi dispiace anche perché comunque sono affezionata a YouTube, è il mio primo social, il posto principale su cui io sono comunque nata. Però purtroppo veramente c'è tanto tanto degrado, e basta comunque leggere ad esempio i commenti, che io comunque ho smesso di leggere da un sacco di tempo. C'è gente che mi insulta nei commenti, scrive cose nei commenti sperando che io li legga, ma io non vi filo proprio, quindi. Cioè, per me, cioè, se commentate, ovviamente a me fa piacere, perché comunque il video più è commentato, più comunque ci sta anche un guadagno maggiore, ovvio. Però comunque io i commenti non li leggo, soprattutto quelli stupidi, cioè ormai io, sapete, c'ho un filtro, c'ho una corazza, quindi non mi toccano proprio. Però questa cosa ve la devo dire, ovviamente ci sono persone che giudicano la mia persona, il mio personaggio, il mio lavoro, cioè quello che io faccio, che ci sta. Però giudicare comunque lui, mio figlio, o comunque il mio modo di essere madre, a me non sta bene. Quindi ecco perché sinceramente ve lo dico proprio schiettamente: finché non ci sarà rispetto per me da parte del pubblico nei commenti, io non mi sento di mostrarlo, perché comunque lo vedo proprio, cioè, sotto i riflettori, per essere giudicato, per essere non mi sta bene. E invece su Instagram il pubblico è diverso, cioè io mi confronto con tante ragazze, ci sono tante mamme, comunque ci confrontiamo quotidianamente, ci sono anche persone che mi seguono sia YouTube che su Instagram, e quindi con voi quotidianamente ci confrontiamo, mi date dei consigli, e poi ci sono commenti comunque positivi, anche costruttivi, però non inutili, cioè giudicare la mia vita, il mio essere madre, mio figlio, ogni cosa non va bene, anche perché voi ricordatevi che vedete attraverso i video YouTube 10 minuti della mia giornata, ma non vedete un cavolo. Soprattutto io vi faccio vedere quello che voglio far vedere io. È ovvio che comunque nei momenti in cui sto girando il video, anche questo è, se vi devo mostrare dei prodotti, se vi devo dire delle cose, comunque mi faccio aiutare da Dario, e comunque lo tiene lui, perché ovviamente, primo perché non lo voglio mostrare, quindi non voglio fare il video con lui, e secondo di tutto perché ovviamente voglio che lui sta tranquillo, quindi so che sta col papà e io posso fare il video. È un po' come voi quando andate a lavorare e il vostro figlio sta con vostro marito, vostra madre o chi altri. Quindi questo è quanto. Però potrebbe anche essere che lui sta con il papà questi 10 minuti che vede il video, e il totale delle 23 ore e 50 minuti poi invece sta con me. Quindi purtroppo c'è un sacco di persone che si mettono di giudicare tutto, qualsiasi cosa, come lo vesti, come che fai, come che gli fai, il vaccino, e questo e quello. A me non sta bene. Allora, poi vedo che questi commenti veramente brutti, cattivi, offensivi, è come se si usi lui per offendere me, non mi sta proprio bene. Siamo proprio su una linea proprio sbagliata, quindi finché ci sarà questo, finché nei commenti vedrò anche questo genere di commenti brutti e cattivi impolliciati all'insù,
Io non lo mostrerò, non mi sento proprio, quindi un po' farò vedere qualcosa, ecco, come mo, ad esempio, ho fatto vedere qualcosina, ad esempio faccio vedere 3 secondi, faccio vedere cosa compro, però proprio fare il video con lui proprio direttamente no, perché vi ho detto, su Instagram mi sento più a mio agio, perché vedo che il pubblico è diverso, è anche un regalo che faccio, comunque mostrare mio figlio è un regalo che vi faccio, perché comunque è una cosa talmente bella che vorrei tenerla solo per me, quindi sento che su Instagram le persone lo meritano, vi dico la verità, su YouTube no, perché c'è troppa troppa mancanza di rispetto, troppa cattiveria, e finché voi non rispettate me, io non rispetterò voi, no, non rispetterò voi, ma non lo mostrerò, ecco, questo è quanto, quindi farò in questo modo. Questa è la mia decisione, comunque anche questa tinta labbra è bellissima. E niente, questo è quanto. Un po' mi dispiace perché comunque ovviamente vorrei che ci fosse un altro tipo di pubblico, eccetera. Però purtroppo YouTube è molto popolato anche da persone piccoline di età. E poi finché c'è il fatto che tu su YouTube non hai qualcosa che ti identifica, no? Su Instagram c'è il tuo nome e cognome, anche se non c'è un nickname, però il profilo c'è qualcosa. Metti il tuo profilo, cioè identificati come persona. Poi ci sono anche live fake, quelli che magari hanno il profilo finto perché non hanno una foto, perché hanno il profilo privato e non pubblicano nulla, quindi se lo fanno apposta per insultarti. Però rispetto a YouTube, dove tu puoi aprire anche un account picco pallino e non c'è nulla di te, della tua vita, foto, nulla, il tuo nome non c'è, quindi tu sei libero di dire quello che vuoi, e là questo fa sentire forti le persone codarde, ahimè, che si sentono forti in questo modo offendendoti. Quindi questo purtroppo è il brutto di YouTube, e quindi per questo YouTube per me adesso attualmente sia anche una passione, ma comunque principalmente un lavoro, cioè uno strumento che utilizzo per comunque per lavorare. Quindi questo è tanto, ragazzi, io mi sto addormentando, cioè mi devo andare a allenare, ma io mi sto addormentando, ragazzi, cioè non so come fare, adesso prendere un caffè. Vabbè, comunque e abbiamo fatto il bagnetto a Daniel. E adesso Dario è in bagno, noi lo teniamo così, era in bagno, doveva fare le sue cose, insomma, e io lo sto curando un po' per farlo addormentare. Alla fine di questa lunghissima giornata c'ho un mal di schiena, cioè credetemi ragazzi, sto soffrendo più adesso dopo il parto con la schiena che durante la gravidanza, incredibile. Riusciamo a cenare. Devo ancora cucinare. Vabbè, comunque è tutto molto 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 impegnativo. E come vedete adesso io, cioè, sto con lui in braccio, mi è scomodo avere la fotocamera in mano, a parte che non mi va a fare vlog con sempre lui in braccio, giustamente, cioè. E poi, cioè, ma che devo dimostrare qualcosa a qualcuno? Cioè, nei momenti in cui sto con lui me li voglio godere, voglio che siano solo nostri. E poi vi ripeto, cioè, è anche scomodo e anche pericoloso. Quindi adesso poserò la videocamera. Quindi questo per rispondere, e poi veramente chiudo, però veramente basta con chi giudica, lo allatti e non lo allatti, e come lo veste, non lo veste, lo culli e non lo culli. Ragazze, non giudicate, perché veramente, cioè, posso dire che non voglio essere volgare, però veramente sono rotta le scatole di sta gente, boh, che giudica, ma che giudicate? Boh. Comunque, finché ci sarà sta gentaglia, io non mi metterò a, anche se comunque è bellissimo, credetemi, però non mi metterò a stare con la videocamera puntata su di lui ogni minuto, perché davvero, perché lui è bellissimo e non merita queste le cattiverie della gente. Comunque, ragazze, dopo 2 mesi sono tornata in palestra e c'è un grande lavoro da fare. Quindi forza e coraggio, ragazzi, anche voi che avete partorito da poco, non mollate, è tutto difficile, però ce la possiamo fare. Buonanotte, grazie per aver visto questo video, vi voglio tanto tanto bene. A tutte le altre persone che fortunatamente siete una valanga, che ci adorate, ci volete bene, ci lasciate un sacco di bei messaggi, mi ha appena sputato il ciuccio addosso. Chiudo, ragazzi, perché devo un attimo capire se sta addormentando oppure c'è qualcosina. Vero? Quanto sei bello. Ciao, ragazze.